dai disturbi alimentari al CERT, ai centri giovani, alla struttura semplice di epidemiologia che si occupa trasversalmente di diversi progetti, alla medicina dello sport, ai centri antitabacco. Uno stand in cui intendiamo parlare ai giovani degli argomenti a loro più cari, dalla prevenzione delle dipendenze alla cura dei disturbi ginecologici per le ragazze, di tutte le tematiche psicologiche e di assistenza sanitaria in senso stretto che li riguardano. Per cui in questo stand ci sono diversi operatori che ruotano e che offrono anche ai giovani dei servizi, dalla prova della spirometria per quanto riguarda la medicina dello sport, all'etilometro per quanto riguarda il CERT, e in questi giorni c'è stata anche la possibilità di ottenere un buono per il biodrink in collaborazione con Marco Polo, che è lo stand più vicino. Per il resto informazioni, consigli, possibilità di colloqui individuali per dimostrare ancora di più la vicinanza dei giovani, di SL3 ai giovani, e l'interesse che un'istituzione pubblica sanitaria grossa come SL3 ha nei confronti di questa categoria.